la moglie, stasera ti prego, di mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, mi ha licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro, della libertà. Per tutti, tuo padrone vedrai cederà, se invece vince perché i crumini gli danno la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, non si chiamava i compagni alla lotta, quando il padrone fa un cenno, una mossa, uno dopo l'altro cominciano a entrare. Cara moglie, dovevi vederli venire avanti, curvati e piegati, e noi a gridare crumini venduti, e loro dritti senza guardare. Quei poveretti facevano pena, ma dietro a loro, là sul portone, rideva allegro il porco padrone, lo maledetto senza pietà. Sbagliato, e mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà, lottare per la libertà.